Ragazze, mi chiamo Anna Rosa, ho 66 anni ed è presto la mattina ho fatto colazione. Iscrivetevi al canale, schisciate la campanella e aiutatemi a crescere, non in larghezza ma in altezza. Buongiorno, io so di essere una strega. Dunque, oggi è il quarto giorno. No, oggi è il quinto giorno. Ieri il quarto giorno non ho girato niente se non una storia su Instagram, perché sono stata quasi tutto il giorno su un catamarano. No, quasi tutto il giorno, metà giornata. Siccome mi sono ricordata che l'anno scorso il mio eritema Villa Simius mi fu diagnosticato in maniera diversa, non era un eritema ma un problema di autoimmune che mi scoppia all'improvviso. Quindi io stamattina mi sono premunita e sono andata dal medico. Mi ha dato una pomata antistaminica, cioè non voleva aspettare di averlo per poi doverlo utilizzare. Se non che sono stata dal medico tipo 2 ore fa e ho dei puntini già sulla schiena. Allora questo vuol dire, vabbè, è una cosa a cui sono abituata, che combatto da anni, forse da quando avevo 40 anni, e per questa cosa autoimmune non c'è nulla da fare. Allora, il problema è che io non possiedo una maglietta bianca, cioè vale a dire che se stasera comincio a mettere l'antistaminico, io devo indossare una maglietta bianca, fare tranquillamente il bagno, la doccia e tutto, poi devo sciacquare la maglietta con l'acqua dolce, la rindosso e sto a posto. Adesso quindi sono alla ricerca di una maglietta bianca. Sono sicura di non averne portate. Ho qui sotto l'ombrellone e Trilla ha già fatto la pappa, io ho già preso un ottimo caffè e circa l'una. Adesso ho 2 soluzioni, vado a casa e cerco la maglietta. Che figa che sono! Però stamattina, dopo che sono stata al medico, ho fatto la mia terza lezione di Aqua Gym, che veramente è eccezionale. E io assolutamente l'unica cosa che so che nel mio posto c'è una piscina dove fanno lezioni di Aqua Gym. E sarà sicuramente uno degli sport che farò, acqua gym e pilates. Ritornerò col pilates su Reformer, ma proprio con gli esercizi da principiante. Noi ci vediamo più tardi, sicuramente. Ah, costume del giorno, azzurro e giallo. Anche questo è leggermente grande, ma non fa nulla, perché stavo pensando proprio una cosa, che fino a diversi anni fa mi preoccupavo moltissimo della pancia, delle braccia sode, delle gambe a posto. Adesso non me ne frega assolutamente niente. Non so se la saggezza o aver buttato le armi, su quante battaglie ho compiuto riguardo questi anestesismi, ma di cuore, ragazze, non me ne frega nulla. Cioè, io mi ricordo che camminavo e trattenevo il respiro per tenere la pancia in dentro. Cioè, ho fatto delle cose allucinanti, ma le abbiamo fatte tutte. Diciamoci la verità. Chi di voi non ha trattenuto la pancia in dentro?
Oggi non la trattengo più. Allora, è rientrata dalla spiaggia. Sono stata tutto il giorno con una maglietta, il pomeriggio con una maglietta, perché ho messo la pomata per l'allergia, quella che mi avevano dato questa mattina. E per fortuna tutto è circoscritto soltanto dei puntini rossi sulla schiena e sul piede sinistro, quindi spero di poterlo controllare. Io questa cosa di questo immunodeficienza che ho dovrei approfondirla. Dunque, ci sono delle gocce per questa immunodeficienza che sono simili per questa immunodeficienza che per l'eritema solare. Però il motivo per cui non le prendo, che sono antistaminici comunque, si prendono per 15 giorni prima di partire per le vacanze, la ragione per cui non le prendo è perché avendo io la pressione molto bassa, e quando parlo di pressione bassa, credetemi, è realmente bassa, io prendo le gocce 2 volte al giorno. Ovviamente questo crea uno scompenso sulla pressione e quindi bacio per terra di averla bassa piuttosto di essere ipertesa, questo credo di averlo detto già altre volte, però insomma ho questo impasse, per fortuna che quando mi succede. Cioè, meno male che non faccio soltanto una settimana di vacanza, mi servono almeno 10 giorni, non dico il mese che facevo quando ero ragazza. 10 giorni perché 2 o 3 giorni se ne vanno via a curare. Ho preso ugualmente colore con protezione solare 50, quella lì continuo a metterla, quella dell'Istin, corpo, continuo a metterla sul viso, non mi dà alcun problema. Adesso ho fatto la doccia e poi ho usato come idratante uno di Bionic, a parte che uso la Midnight Blue Calming Mask, questa volta mi sono ricordata il nome intero, per questa parte, per il viso. Ma per tutto il resto del corpo, questo di Bionic spray, te lo faccio vedere, è un prezzo ottimo ed è ottima veramente, ve la prendo. Ecco la Defense Body, è questa qua, vi faccio vedere la consistenza, è un idratante, non è un doposole, vedete, viene un po' spray, ma un po' lattiginoso, e ovviamente adesso dopo averla stesa è difficile che assorba ancora di più, ma va bene. Metto sui piedi perché come sapete anche i piedi hanno un problema, e il problema è che soffro di disidrosi. Se c'è qualcuno fra di voi che l'ha risolto, perché non c'è riuscita neanche la mia dermatologa, ne sto mettendo un'altra cosa che mi sta aiutando. Sì, vabbè, ve lo dico, la bava di lumaca mi sta aiutando moltissimo. Finché ero in città, qui al mare c'ho bisogno di aggiungere anche altro, ma... Poi qui ci sono sassi, scogli e rocce, per cui le mie scarpine mi salvano. Ci asciughiamo sull'asciugamani. Questa sera non credo che mi vedrete con fare make-up, perché di fatto non ne farò. Metterò solo un rossetto e lascerò i capelli, non ho fatto neanche lo shampoo, lascerò i capelli con l'olio di Bellangelo Triggs e lascerò i capelli così, a meno che non li tenga legati.
Trilla si comporta benissimo, chi sta meglio di lei. Ah, una cosa credo che vi racconterò nel prossimo video, che cosa sto usando come skin care per il mare. Ho aggiunto delle cose, un po' perché mi sono state regalate, due fisse rimangono, ma ho aggiunto delle cose, mi piacerebbe condividerle con voi. Sicuramente finirò con un tramonto, finirò con un tramonto e per adesso vi saluto così, a dopo. E se vi fa piacere io continuo, perché fa piacere a me, nel senso, se vi annoiate va bene, altrimenti rimarrà un album comunque delle mie vacanze di quest'anno, che come quelle dell'anno scorso sono state belle, forse queste lo sono un po' di più, sì. Sono arrivata in tempo per Trilla.